Buonasera a tutti, siamo in presenza di Alisson per la prima parte di questa conferenza stampa. In un secondo momento arriverà il mister, c'è un interprete che ci darà una mano con la traduzione, quindi vi chiedo gentilmente di aspettare prima di porre la domanda successiva. Grazie. Arthur, please, were you in touch with him before he made the move, and what were you saying to him, and also how welcome have you made him feel since? What have you been doing to help him settle in, and what's it like having him around now? With Arthur? Yeah. No, it was everything so quick that I only spoke with him in the day that he was coming to Liverpool, and then after that at the training ground. He is an amazing guy. You're gonna see more about him when you see him on the pitch. He's a fantastic player. I'm looking forward for him to be really fit and really for him to be settled in as soon as possible. We know that it's not easy, like to changing from one country to the other. I did the same move as him, like coming from the Italian football. I know there is some differences. But in the end, the football is the same. With his qualities and with his attitude and his desire, he can like overcome to any of these small problems. And I really believe that he can bring a lot of quality to the team, and he's going to do well. Volevo chiederti di Arthur innanzitutto, hai avuto modo di parlare con Arthur prima del suo arrivo a Liverpool e che accoglienza avete riservato al centrocampista e come va, come procede il suo ambientamento? Tutto è successo molto velocemente, ho parlato con lui soltanto il giorno stesso del suo arrivo, dopo appunto il suo arrivo al centro sportivo, ma è un ottimo ragazzo, voi vedrete anche qualcosa in più una volta che lui sarà in campo, è un ottimo giocatore, non vediamo l'ora che lui sia al 100% della condizione fisica e che avrà fatto questo suo ambientamento. Noi sappiamo che non è facile quando ci si trasferisce da un paese all'altro, io lo so per bene perché ho fatto lo stesso trasferimento, se vogliamo, quindi so che ci sono delle differenze, anche se alla fine il calcio è più o meno lo stesso gioco, però lui ha tanta qualità, ha un ottimo atteggiamento, è molto voglioso e sicuramente lui sarà in grado di superare qualche piccola difficoltà che potrebbe incontrare, perché ripeto, è un giocatore di qualità. Ali, obviously in terms of form, it's just two league wins from six and just two clean sheets this season so far as well. How do you feel when you're not keeping as many clean sheets as you'd like? And what reasons do you see for the team not finding its most consistent form just now? We are not happy at all after the match, but we are football players. We have to deal with that, with defeat, with draws, with wins. We have to deal with everything. If we came to here at the same situation and we have won all the games, we'll not be too excited about that, because we know the competition is long, the season has just begun, and we have a lot of things to improve, and we stay calm and just work on the things that we have to do to improve, to get the clean sheets back and the wins back. Le statistiche e i numeri parlano di due vittorie su sei partite finora con soltanto due clean sheet. Che ne pensi di questa statistica e quali sono i motivi dietro questo momento di difficoltà? Noi lo sappiamo, non siamo contenti in questo momento, ma siamo calciatori e quindi sappiamo che dobbiamo gestire questi risultati, che siano vittorie, pareggi o sconfitte, ma anche se avessimo vinto tutte le partite, noi non è che noi saremmo venuti qua con un eccesso di entusiasmo. Noi sappiamo quanto è lunga la stagione, sappiamo che la stagione è appena iniziata e dobbiamo migliorare diversi elementi. Dobbiamo anche restare calmi e sicuramente con il lavoro torneremo a fare sia clean sheet che vincere delle partite. Dominic. Ali, obviously it's the first Champions League game of the season. Obviously the competition's been very kind to you over the last couple of years, but
can you just tell us how long it took you to get over what happened against Real Madrid in June, the defeat, and how determined you are to put it right this year? I think the day after is really difficult because you are frustrated about the result. You are frustrated that you didn't get your trophy, the main goal. But in the end, as I said before, we are footballers, we are professional players. We have to deal with those kind of things. And it's really hard, but I learned that to deal with that since I am a young boy playing football. So it's part of the competition, win or lose. But as a football player, we have to give a response straight after. I went to the national team, and after the first match, I wasn't thinking anymore about the final. E questa è la prima partita, l'esordio in Champions quest'anno, una competizione dove avete avuto tanto successo in questi ultimi anni. E quanto tempo ci avete messo per mandare giù, per digerire questa sconfitta in finale contro il Real Madrid? E quanta determinazione c'è appunto per andare oltre, per vincere la competizione quest'anno? E devo ammettere che il giorno dopo, il giorno successivo alla sconfitta, è stata molto difficile. Ero molto frustrato per il risultato, per il fatto di non aver portato a casa il trofeo e per non aver anche avuto l'obiettivo. Però ripeto, come ho detto poc'anzi, noi siamo dei calciatori, siamo dei professionisti, dobbiamo saper gestire, accettare queste dinamiche, anche se è difficile, ma io gestisco questi momenti da quando ho iniziato a giocare, da quando ero un giovane ragazzo. Fa parte del gioco, dello sport, che si vinca o si perda. E noi in quanto giocatori dobbiamo saper rispondere a questi momenti di difficoltà. Io sono partito poi in nazionale e già dopo la prima partita con il Brasile non ci pensavo più alla sconfitta contro il Real Madrid. Ali, when the team won the competition in 2019, a few of the players and the manager talked about the 2018 final and the disappointment motivating them. Do you think that can be the same this year, that this team can use the heartache of last year to push themselves on to go all the way this time? We can try to use that as an extra motivation, but in my opinion, we don't need that. Like, being here, playing a Champions League against a big club as Napoli, we are in a really difficult group stage. Is motivation enough on that for us? We're gonna fight to go through the group stage and then start to thinking step by step. Qualche giocatore, anche il mister, dopo il trionfo nel 2019 ha parlato dell'importanza della finale persa l'anno precedente e della delusione appunto di questa finale persa nel 2018. Secondo te, i giocatori adesso potete usare questa delusione contro il Real Madrid appunto come uno stimolo in più per vincere la competizione quest'anno? E potremmo cercare di sfruttare, di fare leva su questa dinamica per avere una motivazione in più, ma non credo che serva sinceramente. Noi siamo qui a giocare contro una grande squadra tale il Napoli in un girone molto difficile e credo che questo basti come motivazione. Noi dobbiamo lottare innanzitutto per passare il girone, dopodiché cercheremo di fare passo dopo passo. Antonio Pedrazzolo di Napoli Magazine. Allora, ti volevo chiedere innanzitutto se pensi che Napoli e Liverpool possano giocarsela per passare il turno, quindi essere le favorite, e poi una risposta a mister Luciano Spalletti, che ha avuto grandissime parole d'elogio nei tuoi confronti, anche in quelle di Salah, però ha detto: Alisson per me è il centravanti dei portieri, cioè uno davvero fortissimo, e lo abbraccerò con grande affetto. Lo ringrazio al mister Spalletti, è stato un piacere lavorare con lui durante una stagione a Roma. Ho cresciuto tanto lì quell'anno, anche se volevo giocare di più, e lui lo sa questo, però ho imparato molto da lui.
Siamo tutti qua nel girone, tutte le squadre hanno meritato la classifica al girone. E tutti hanno le possibilità, si deve giocare in campo, noi andiamo a fare la lotta, faremo tutto il nostro meglio per andare in avanti e magari cercare di essere primi nel gruppo. Hello, a question about Napoli and Liverpool and whether you think that they could be the favourites to make it through this group stage. And I also wanted to get your thoughts on what Luciano Spalletti said in his press conference earlier on. He really waxed lyrical about you. He spoke in glowing terms too about Mohamed Salah, but he said that Alisson is almost the number nine, like the centre forward of goalkeepers. He's a top goalkeeper, and I look forward to seeing him tomorrow night. I'd like to thank the gaffer for that. I enjoyed the season I spent working with him in Roma. I improved a great deal over the course of that season, even though I'd like to have played more, and he knows that. But I learned a great deal from him. We're all here, all four teams in the group, and I think we all deserve to be in this group stage. And all four of the teams have the opportunity and the possibility to go through. So it's up to us to go out there and show what we're made of, give 100%, and hopefully we can try and go through as group winners. Nika Kelkeshvili, Setanta Sport, Georgia. Alisson, in Napoli there is a new star in the lineup, Hucha Kvaratskhelia, who is a big fan of your game, and he will be eager to score against you, obviously. Maybe Luciano Spalletti will give him some insights of your possible weak spots, and did you have a chance to learn his game, and are you aware what to expect from his shots? Well, we are prepared for every situation. When you play against a team, you try to learn as much as possible about the team you play against. Even if I work before with Spalletti, this is not an advantage for myself, for knowing him or the way he thinks. And we are just prepared for all the players. I recognize the quality of all the players from Napoli, really talented players, young players as well, with desire, with passion. And I believe we're going to be a great game, and we're just going to try to win that. That is something really difficult to do here in Napoli. Sì, buonasera, sono un giornalista dalla Georgia, volevo parlare della nuova stella del Napoli, Hrvoje Kvaratskhelia. Lui è un grande tifoso di te, cioè, ti stima molto e sicuramente ha tanta voglia di segnarti contro, e magari anche Spalletti potrebbe parlargli di qualche eventuale punto debole nel tuo gioco. Quindi hai imparato qualcosa su di lui? Che cosa ti aspetti per quanto riguarda le sue capacità nella fase di finalizzazione? Noi siamo preparati per qualunque situazione. Quando incontri una squadra cerchi di imparare un massimo di cose, anche se ho lavorato in passato con Mr. Spalletti, questo non vuol dire che sia un vantaggio per me il fatto di conoscerlo. Però, ripeto, io sono preparato per tutto. Riconosco il valore dei giocatori del Napoli, sono giovani, talentuosi, vogliosi di fare bene, sono anche appassionati. E io penso che sarà una bella partita, cercheremo di vincere, anche se non sarà mica facile, perché è sempre difficile, è un campo ostico qua a Napoli. Thank you, everyone. Thank you, grazie.